questo nuovo video. Questo è, si può dire, il primo video per quanto riguarda la rubrica sul paranormale. Qualche settimana fa, verso la fine di marzo, ho ricevuto un'email all'indirizzo raccontinotturniwitchchannel@gmail.com, che era per la rubrica Racconti Notturni. Quest'email, in pratica, io ho ritenuto opportuno. Sarà nella playlist di racconti notturni, ma verrà caricata come paranormale. Ora vi spiego perché. Mi ha scritto Stefano Ranucci, che è un articolista delle note riviste nazionali Phoenix e X Times. Sono praticamente delle riviste che hanno come argomento misteri, archeologia, paranormale, ufologia e tanti altri. Ed è anche lo scrittore presso la casa editrice Arcadia. Il signor Ranucci si occupa di queste tematiche da più di 10 anni e ha ritenuto opportuno inviarmi del materiale. Mi ha mandato un video che riguarda un fenomeno paranormale chiamato EVP, ossia Electronic Voice Phenomenon, tradotto in italiano fenomeni elettronici vocali. Secondo alcune teorie, le entità che vengono messe comunque nell'email, tra virgolette, sarebbero composte di energia e riuscirebbero a modificare il rumore, white noise, cioè il rumore ambientale. Questa caratteristica permette loro di manifestarsi attraverso dei suoni barra voci. Durante un'indagine paranormale che ha svolto la sua associazione, hanno registrato una voce che né il signor Ranucci né alcun membro dello staff ha sentito o prodotto. In un secondo momento, quando hanno riascoltato le registrazioni, l'hanno udita. Le sessioni che fanno loro di EVP, sempre Electronic Voice Phenomenon, si svolgono in questo modo. Il gruppo di ricerca tenta di entrare in contatto con le entità presenti nel luogo, ponendo delle domande ad alta voce e lasciando degli intervalli di tempo in silenzio assoluto, ovviamente tra una domanda e l'altra, per poter poi registrare effettivamente e poi vedere se c'è qualcosa. Al termine quindi della ricerca, riascoltano le registrazioni per scoprire se c'è stata o meno una risposta. In 10 anni di ricerca hanno avuto l'occasione di registrare solo 2 o 3 audio interessanti e quella che mi hanno inviato è la migliore registrazione che hanno appunto registrato. Il discorso ovviamente è molto ampio, sono state fatte su questo audio che hanno praticamente delle analisi sullo spettrogramma del suono in questione. Mi fa un esempio, no? E che quindi leggo anche a voi. Il suono registrato ha le caratteristiche della voce umana, ma è priva delle formanti. Questo cosa significa? Che la voce umana si distingue dal fatto che è prodotta da un apparato complesso, ossia le corde vocali. Una voce che è priva di suoni vocalizzati non può essere appunto ritenuta umana. Non è da considerare la voce di un fantasma, tra virgolette, come mette giustamente, ma è comunque un suono anomalo molto interessante, soprattutto perché la voce in questione risponde alla loro domanda: sei un uomo o una donna? La risposta che ricevono da questa presunta entità è una donna. Mi ha anche allegato il libro che io leggerò quanto prima perché mi interessa tanto come argomento. Ora vi consiglio di indossare le cuffie, di rilassarvi, di non avere intorno rumori o disturbi e di ascoltare bene il video barra audio. Io non vi dico niente, vi dico soltanto che non siamo soli, vi dico solo questo. Vi lascio questo video barra audio, non so perché lo chiamo così. E nei commenti ditemi voi che cosa pensate, ditemi se vi è piaciuto il video. Vi lascerò nell'info box tutte le informazioni relative al signor Ranucci. E niente, ragazzi, io vi lascio ad ascoltare l'audio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Come ti chiami? Sei un uomo o una donna? Come ti chiami? Sei un uomo o una donna?
Perché li trovi ancora in questo posto? Come ti chiami? Sei un uomo o una donna? Perché li trovi ancora in questo posto?